In primo luogo, tengo a dirti che Gesù ha bisogno di chi gema con lui per l'umana empietà. E per questo mi conduce per le vie dolorose di cui mi tiene parola nella tua. Ma sia sempre benedetta la sua carità, che sa mescolare il dolce con l'amaro e convertire in premio eterno le pene transitorie della vita. Carissimi fratelli, care sorelle, pace e bene a tutti voi. Che Padre Pio in questa giornata guidi e sostenga i nostri passi in questo cammino quaresimale. Oggi è venerdì e sappiamo bene come il venerdì è il ricordo della passione, della morte di Gesù, è il ricordo di questa opera grande, l'opera della carità estrema di Gesù, che dona la sua vita per noi. E sappiamo bene anche come Padre Pio il venerdì, soprattutto i venerdì di Quaresima, viveva anche fisicamente tutto il dramma, tutta la passione di Gesù, e quindi avvertiva di più i dolori, le sofferenze di Gesù appassionato, così come scriveva lui nelle sue lettere. E oggi Padre Pio ci ha detto una cosa molto importante nei suoi scritti, nel suo saluto quotidiano. Dice proprio questo, che il Signore cerca delle anime che gli facciano compagnia, che insieme a Lui, ecco, vivano il mistero della redenzione. Il Signore cerca delle anime, il Signore cerca anime generose che siano con Lui soce nella passione, nella redenzione e nella salvezza dei fratelli. Padre Pio è stato un'anima generosa. Padre Pio non solo è stato un'anima generosa, ma Padre Pio totalmente non si è risparmiato in maniera assoluta in questa opera di conredenzione con il Signore. Mi piace paragonare questo passo, questa idea, no, di questo Gesù che cerca anime, di questo Gesù che cerca anime generose, a quell'invocazione di Gesù stesso sulla croce. Ricordate quando prima di morire Gesù ha detto «Ho sete». Ho sete. Gesù non aveva certamente sete di acqua in quel momento estremo, in quel momento così forte, non pensava all'acqua da bere, no? Ma Gesù pensava alle anime. In quel momento Gesù ha espresso il suo desiderio di avere intorno a sé anime generose, anime buone, anime che realmente con tutto il cuore si mettano al suo servizio e al servizio dei fratelli. E Padre Pio, sappiamo bene, e lo stiamo dicendo tante volte in questi giorni, sappiamo come Padre Pio ha vissuto tutto questo mistero. È stata realmente Padre Pio l'anima, forse potremmo dire l'anima più generosa del nuovo secolo. Insomma, Padre Pio realmente ha risposto a questa sete di amore di Gesù. E come? Prima di tutto attraverso la preghiera, fratelli miei, attraverso una preghiera più costante, attraverso una preghiera più fedele, attraverso una preghiera più fervorosa. Dobbiamo pregare di più, così daremo, ecco, quest'acqua a Gesù, o sete, ecco, dissetiamolo con la preghiera. E poi, come stiamo anche ripetendo, attraverso la carità, attraverso la carità. Non ci può essere vita cristiana, non ci può essere vita di fede, non ci può essere spiritualità se non attraverso una vita di carità intensa, vera, sincera. E quando dico carità non intendo l'elemosina fine a se stessa, non intendo, ecco, lo spicciolo dato ai poveri. Forse questa non è neanche carità, fratelli miei, forse è solo un lavarci la coscienza, no? Un pulirci le nostre paure, ecco, un raccomandarci al Signore, ci ho messo offerta al povero, sto bene, sto tranquillo. No, non è questa la carità. La carità è, come dice Padre Pio, ecco, essere compagni del Signore nella sua passione, ma essere compagni, essere soci, come si usava dire allora ai tempi di Padre Pio, essere soci della passione di tanti fratelli, di tante persone, di tanti ammalati, di tanti poveri, di tanti uomini che vivono tanti drammi nella vita. Ecco, essere compagni della loro sofferenza. Allora, in questa giornata sperimentiamo l'efficacia di queste parole di Padre Pio. A tutti voi auguro di vivere tutto questo e auguro una buona e santa giornata.